E la domenica di Pasqua, dopo aver fatto colazione con pinza, uova sode colorate e prosciutto cotto caldo, Emilio, è il momento del pranzo di Pasqua. Beh, il pranzo pasquale, eh, nelle famiglie una volta si usava il coniglio. Eh, negli ultimi vent'anni abbiamo ripreso la tradizione dell'agnello. Ma poi nella tipicità di un menù tipico triestino nel pranzo di Pasqua non è che ci sia. La ristorazione porta avanti il discorso della tradizione con l'agnello e il capretto abbinato a piselli, spinaci, patate al forno. Ma noi, come ristorante di pesce, ci basiamo sul pesce. Abbiamo anche il piatto tradizionale, appunto, che si stava dicendo, abbinato a un primo piatto nel tipicità romana con una matriciana di, di, di ingresso. E poi abbiamo una carellata di, di, di piatti di pesce. Questo sarà un orso fatto con gamberi e basilico. Quindi anche a Pasqua un bel pesce può essere l'occasione giusta per festeggiare assieme Sì, sì, in effetti è vero perché noi abbiamo questa tendenza in particolar modo a Trieste che chi rimane in città ama il pesce Benissimo, e poi alla fine del pranzo non può che esserci un brindisi, giusto Emilio? l'idea non è sbagliata Benissimo, buona Pasqua Buona Pasqua a tutti